Scimmiette e scimmietti, oggi grandissima esperienza perché giocheremo a nascondino! Sì! Ecco, anche Alessandro lo giochi? Giochi anche te? Come no? Io gioco, tu giochi? Sì! Ok, andiamo a giocare a nascondino, chi conta? Lui! Io conto, va bene, cominciamo, a me non piace contare però. Oh, io che nascondo! Vai. Vado a contare, vai! 1, 2, 3. Scimmiette e scimmietti, io mi nascondo qua dietro i climatizzatori, così non mi troverà mai. E quando lui va di là a cercare Alessandro e Isotta, io torno fuori e faccio tanagernè. Che dite, sono furbissima. Ventotto, 29, 30. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. E adesso andiamo a cercare quei due pazzerelli. Sicuramente saranno andati di là. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere. Scimmiette e scimmietti, voi l'avete visti dove si sono messi? Scrivetemelo nei commenti che non li trovo. Allora, andiamo a vedere. Ah, sicuramente sarà nemmeno qui. Ma dove staranno? Tana! No! Tana! E Nicola ha perso! Oh, sentito, hanno fatto Tana tutte e due! No! Adesso tocca a me a contare! 1, 2, 3. Ma dove mi posso nascondere? Dietro la poltrona, lì non mi troverà mai. Vado. Guarda che ho trovato. Questo è un nascondiglio perfetto. Questo mi piace tanto. Allora io adesso mi nasconderò dentro questo baule e sarò introvabile, così Alessandro voglia cercarmi. Ecco, questo è il nascondiglio migliore del mondo. Ecco, qua dentro sarò al sicuro, non mi troverà nessuno. Che genio. Quei due non mi troveranno mai. 28, 29, 30. È fuori, dentro. Adesso andiamo a cercare voi due persone. Ecco l'asta della poltrona. Uffa, ma come ha fatto a scoprirmi? Scimmietta, gliel'avete detto voi però, eh? Stavolta secondo me gliel'avete detto voi, non vale. Dai, non vale! Tana per papà! E ora andiamo a cercare Isotta. Uffa, sono stato il primo a essere stato trovato, quindi sicuramente la prossima volta a contare tocca un'altra volta a me. Ecco, adesso Alessandro sta cercando Isotta dappertutto. Mo è un po' che non la trova. Si è nascosta davvero bene, chissà. Ma... Papà, l'ho cercato da tutte le parti, ma non c'è Isotta! Stava davanti casa? Non c'è, l'ho cercato davanti casa, sotto le macchine, ma non c'è da nessuna parte! Ah beh, allora sicuramente quella avrà fatto uno scherzetto dei suoi, che si è stufata di giocare e è andata dentro casa. Ma tu guarda, adesso però vado dentro casa e mi arrabbio, perché quando uno smette di giocare a nascondino bisogna dirlo, perché sennò gli altri ti cercano in eterno, no? Papà, l'ho cercata dentro casa, ma non c'è! Aspetta, com'è sta storia? Non sta neanche dentro casa? No. E allora dov'è? Alessandro, andiamo a cercarla meglio insieme, dai, vieni, andiamo a cercarla meglio. Scimmietti, questa è una cosa molto strana. Isotta non è neanche dentro casa. Ma chissà dov'è? Se voi l'avete vista da qualche parte, per favore scrivetelo nei commenti, perché non sappiamo dove andare a cercare. Isotta! Isotta! Dai, esci, il gioco è finito! Non si apre, sono rimasta imprigionata, mamma mia, ma chi mi ha chiuso dentro? Ma... Aiuto! Oddio mio, come farò? Aiuto! Aiutatemi, che paura, sto chiusa qua dentro, che aiuto, ci stanno anche i ragni, aiuto!
Forse si è nascosta sul tetto. Sul tetto? Ci ho guardato prima, non c'è neanche sul tetto. Isotta! Isotta! Papà, non la trovo. Ma che mi ha chiuso dentro? Che paura. Aiuto! Non si sente niente da fuori, che c'è. Aiuto! Accidenti, sono veramente preoccupata, Alessà, perché tu sono andata a finire questa adesso. Mannaggia, ma è possibile che si è nascosta così bene che non riusciamo a trovarla? Ma stiamo anche gridando che si sentono delle bombe. Vabbè, sei tu coi piedi. Siamo anche andati dappertutto a cercarla. Ale, come facciamo? Aiuto! Scimmietta, scimmietti, se siete anche voi preoccupati per i sotto e per l'altro. Mannaggia, la miseria. Ah, sapete cosa posso... Alessandro, sai cosa possiamo fare? Possiamo andare a chiedere aiuto a zio Cesare. Sì, bella idea. Andiamo, andiamo. Quello sicuramente ci aiuterà a cercarla. Cesare! Cesare! Allora, intanto, l'ultima volta che l'avete vista, dove state? Dove stavamo? Regale, dove era? Al nascondino. Al nascondino? Quella si è nascosta. Sì, si è nascosta, però stiamo gridando dappertutto che è finito il gioco e quella non si vede. E mo' è passata un'ora. Un'ora? Eh sì. Aia, che scimmia c'è qua! Oh, che sta qua lo scherzo! Ma dubito, perché dopo un'ora quella in genere una ciacciacane! Eh sì. E poi si è annoiata. Allora, niente, l'unica cosa è utilizzare l'ultrasonico che c'ho io. Che ultrasonico hai? Lo sai che i gorilla hanno orecchie che sentono a chilometri di distanza. Ah, vediamo un po', prova un po' a sentire. Aiuto! Oh, io sento che viene da di là. Da di là dove? Da di là. Da di là. Andate di là. Andiamo di là. Andiamo a cercarla. Dove? La sento, dove? La sento. Vai, Ale, andiamo a cercarla. La sento di qua. Gira a destra. A destra. Dove? Ma sei sicuro? Sento qualche cosa. Qui dentro? No, non viene da qua dentro. Non viene. Da dove? Ecco, qua lo sento meglio. Ma dove? Lo sento meglio dal baule! Come dal baule? Aiuto! È chiuso a chiave, guarda quel baule! È chiuso, ma da dentro sento qualcosa! Sì, ma scusa, è chiuso a chiave, come fa? Se è chiuso a chiave da fuori, come qualcuno se sta dentro, qualcuno deve averla chiusa dentro. Alessà, ne sai qualcosa tu? Sei stato tu a chiudere sotto dentro? No, nemmeno io. Figurati io, stavo dentro, a dormire. Oddio, io controllerei dentro al baule. Ecco, controllare dentro al baule che è meglio. Dai, andiamo, proviamo ad aprire. Porca miseria, ma questo è chiuso. Iso? È vero, si sente, Isotta, sta qua dentro, corri, va a prendere le tenaglie, corri, veloce. Dobbiamo aprire assolutamente il lucchetto, perché Isotta è rimasta chiusa qua dentro. Non so come ha fatto a chiudersi dentro, perché è chiuso da fuori, non ho capito come ha fatto. Ma Isotta sarà nascosta qua dentro, evidentemente. Corri, Ale, corri! Che paura! Come farò a uscire da qui, come farò? Stai tranquilla, adesso arriva Alessandro e apriamo questa scatola. Accidenti. Eccolo Alessandro, vieni. Ecco, ho trovato solo queste. Ok, vieni di qua. Proviamo a rompere il lucchetto con... Eccolo, si è rotto. Oddio mio, Isotta, vieni. Iso, come stai? Come stai? Nico, ho avuto una paura. Iso, sviene, sta svenì. Corri, Alessandro, corri, portiamola immediatamente, vieni, portiamola immediatamente dal dottore. Scimmietti, noi andiamo a portare Isotta, è svenuta. Isotta, andiamo a portare Isotta subito dal dottore. Corri, va a prendere le chiavi del furgone, corri. Oh, mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale e mettete un bel like se anche voi siete preoccupati per Isotta. Andiamo, ma come ha fatto a chiudersi? Andiamo. Oh, puretta, ecco che avevo detto io, zio Cesare c'ha sempre ragione. Sì. E forza, portatela dal dottore sta scimmia che non sta tanto bene. Ma come ha fatto a chiudersi a chiave da dentro? Come ha fatto? Qui il mistero si infittisce. Scimmietti, iscrivetevi al canale se volete anche voi risolvere questo mistero.
perché è veramente, veramente, veramente misteriosa sta cosa. Andiamo Isotta, andiamo! Dai Isotta, dai, mannaggia! Adesso tutti all'acqua così, tienila qui e andiamo. Scimmietti, scusate, adesso dobbiamo interrompere il video perché devo andare di corsa dal dottore per vedere che cosa hai sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Andiamo Ale, andiamo. Oh, c'ho avuto una paura, Alessandro mio. Oh, che risotta. È vero. Allora, ma che, Nico, chi mi ha chiuso dentro? Ecco. Non so, Alessandro non mi chiudere che hai dentro. Tu! No, io, te pare che ti chiudo dentro io? Nico, quasi. No, è impossibile, non sono stato. Io stavo giocando a nascondino poi tra l'altro e poi non lo farei mai. Abbiamo cercato per un'ora. Nicola, che paura che ci ho avuto! Alessandro, ho avuto una paura! Comunque siamo stati dal dottore, il dottore ha detto che Isotta sta bene e è svenuta soltanto per la grande paura che ha avuto. E allora Alessandro, che diciamo ai nostri amici? Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se anche voi siete stati preoccupati per Isotta, mi raccomando, ecco, il like soprattutto, ne voglio 10. Come fanno a metterne 10? Commentate e scrivete se vi piace questo video. Questa volta Isotta te la sei cavata, ma non andrà sempre così bene. Ciao da Nicola. Ciao da Isotta. Ciao da Alessandro. Un bacio. Anch'io. Nico, adesso me la merito una banana? Te la meriti una banana? Sì, dai, dopo quello che è passato, te la meriti. Ma com'è? Che ti dice la testa ad andare dentro il baule? Però era un bel nascondio. Sì, Nico, ma cazzo chiudersi? Io ancora non ho capito chiudi questa telecamera. Ma non è possibile! Un'altra volta è sparita la Nutella! Io? La Nutella? Ma non l'ho presa la Nutella, papà! Ma neanche mi piace a me la Nutella! Anche te sei rintondito? Qui scimmia di sopra. Il colonnello Alessandro. Che c'è? Non hai visto mai il poliziotto più basso? A posto! Abbiamo finito, l'abbiamo arrestato! Sì, sono così contento! E chi era? No! Ma dove? No! Ma non è possibile! Un'altra volta è sparita la Nutella! Compro la Nutella tutti i giorni, sparisce sempre! Ma dove è finito? Mannaggia la miseria! Eleonora, scusami, l'hai presa te la Nutella? No? Vabbè, ok, scusa. Alessandro? Io? La Nutella? Ma non l'ho presa la Nutella, papà. Isotta. Isotta? Io? La Nutella? Ma neanche mi piace a me la Nutella, anche te sei rintondito? In realtà non è vero che non mi piace la Nutella, mi piace tanto. Oddio, adesso ho bisogno di aiuto. Come farò? Bene, qui bisogna indagare. Scimmietti, secondo voi chi ha rubato la Nutella? Scrivetelo nei commenti e intanto mettete like e iscrivetevi a questo canale. Io vado ad indagare. Ma adesso che sta a fa? Qui scimmia ci prova. Ma adesso, per risolvere questo mistero, chiamerò la polizia. È l'unica soluzione quando ci sono questi problemi grandi. Chiamerò la polizia. Alessandro, ti aiuto, sono disperata, è un disastro. Perché in realtà la Nutella... Va bene, non ti preoccupare, ho un'idea. Sì! Amico, tranquillo, l'ho già chiamata io. Benissimo, allora aspetteremo la polizia che ha chiamato Isotta. Scimmietti. Questo mistero lo devo finalmente risolvere, una volta per tutte. È arrivata la polizia, andiamo ad aprire. Lei sarebbe... Il colonnello Alessandro. Ma sei un piccolo, ma... Che c'è? Non hai visto mai il poliziotto più basso? No, scusi, tenente, scusi. Adesso va di là, cerchiamo tutto noi della polizia, non ostacoli le indagini. Va bene, vado subito, per carità, buon lavoro, c'è cascato.
Oh, bravissimo Alessandro, bravissimo, il travestimento è perfetto, anche io ci sarei caduta. Adesso aspettiamo un attimino, poi facciamo finta di averlo preso, ok? Così io sarò salva. Allora, la polizia sta lavorando, stanno facendo le indagini. Il poliziotto mi sembra un po' strano. Però io nel frattempo aspetto qua, sono chiuso in bagno, da mezz'ora che aspetto e speriamo che finalmente risolvano il mistero della Nutella scomparsa. A posto! Oh, bene, mi dica, com'è andata? Abbiamo finito, l'abbiamo arrestato! Sì, sono così contento! E chi era? Non glielo possiamo dire, c'è la privacy! Come c'è la privacy? Amico, c'è la privacy? Non ti sta a fare tante domande e fatti gli affari tuoi, no? Mannaggia questo è curioso forte, A casa mia, cioè mi ha rubato la Nutella a me, la privacy? Vabbè. Va bene, noi abbiamo finito, arrivederci! Va bene, grazie, arrivederci! C'è la privacy, mi sembra molto strano, anche il poliziotto era un po' strano. Vabbè, oh, io sono veramente stanco da tutta questa storia. Cimiette, mi raccomando, intanto mettete un mi piace e iscrivetevi a questo canale se vi piace il video, se vi piacciono i video che facciamo, così non vi perderete i prossimi. Io mi vado a riposare un pochino che sono veramente stanco. Oh, un po' di relax finalmente. No, l'acqua. Ho sete. Cimiette, vi capita mai di mettervi a sedere e vi siete dimenticati qualcosa? Dovete rialzare, che noia, va bene, vado a prendere l'acqua. Ah, andiamo. Ma Isotta! Lo sapevo che c'era sotto lo zampino tuo, ma possibile! Isotta, ma come se fa male tutta questa tronella, no? Ma che? No, sono tutta roba naturale! Fatto sta che tu me l'hai rubata? Oh, che caro, rubata, oh! No, proprio me l'hai rubata! No, io soggiorno, io compro Nutella, tutta sta Nutella, poi veramente ti fa male. No, Nico, è tutta roba. Alessia, è tutta naturale. Ma che vuol dire tutta naturale? È frutta! Ho capito che ci stanno le noci, però. Oh, allora, no, guarda, leggi. Allora, vediamo. Leggi gli ingredienti. Ingredienti. Zucchero. Lo zucchero è fatto con la margaritola da zucchero, che è una verdura, quindi è verdura. È proprio verdura. Sta zitto, Nico, leggi. Vabbè, olio di palma che la canna è una verdura, no? Non è una verdura la palma, è un crutto. È frutta, vedi? Vabbè, però è frutta, va bene. Nocciole che so frutta secca. Se le mangi tutti voi. Ecco, quelle fanno bene. Quelle fanno bene, vabbè, però tutte tante latte, e il latte non ha mai ucciso nessuno, il latte. Poi cacao magro. Il cacao che è? Il cacao si estrae da la pianta del... Ecco, pianta, vegetale, anche quello che viene. Possibile. Poi ci sta emulsionante, lecitine, che è? Soia. Ah, soia che è? La soia è un legume. Ecco, quindi un legume e quindi che viene. Ma non è che tutto è... Vedi, tutto mischiato così, Nico, questa me la posso mangiare. Ma il dottore ti ha detto che non devi esagerare. Oh, che sarà una ingrattolina al giorno. Ma come barattolino? Signette e signetti, che piace la Nutella, scrivetelo nei commenti. Va bene. E iscrivetevi al canale se anche a voi che piace la Nutella come a me. Sì, ma adesso Isotta tu ne stai mangiando veramente troppa. A proposito, adesso che ti vedo... Noto, sai che somiglia a un poliziotto tu? Un poliziotto che è venuto... Ma che sei tonto? Cioè? Ma questo ancora non ha capito, Alessandro. Perché? No, te lo spieghiamo dopo, l'avete capito voi? No, che è? Cioè, dicevo, assomiglia a un poliziotto che è venuto... Nico, non c'è zitto, non canna figuraccia, levati. Iscrivetevi al canale. Ciao da Isotta. Ciao da Nicola. Ciao da Alessandro. Ciao amici, ciao scimmietti. Oh, intanto vi piace la maglietta mia col cuore? Se vi piace mettete subito like, se non vi piace scrivete no sotto, quando è carina. Allora, vi siete iscritti a questo canale? Perché sennò non riuscirete a vedere tanti altri video perché non vi arriva la notifica. Anzi, attivate la campanellina. Oggi vi faccio vedere un'esperienza a scuola traumatica. Non potete capire che è successo. Alla fine mi hanno sospeso. Ma hanno sospeso vuol dire che per un po' di giorni non posso andare a scuola. Oddio, io pensavo che fosse un premio, invece Nicola mi ha detto che è una punizione. Oh, guardate il video e mi raccomando, commentate e metteteci tanti like. Ciao! Ciao da Anna. Ciao Denea.
Benvenuti in questa nuova puntata del giornalino scolastico. Lo sapete perché nella classe 18 c'è solo la professoressa Cometa? Beh, perché tutti gli altri professori sono malati o sono in infortunio. Strano però, nella classe 18 sono tutti così piccini e bravi. E adesso passiamo alla rubrica gossip. Ma prima di farlo, mi raccomando, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. E soprattutto, attivate la campanellina delle notifiche. Scrivete, verifica, forza, veloci che non si può perdere tempo. Forza, forza, verifica sorpresa. Dai! Adesso l'ho chiusa dentro, tanto per un attimino non muore nessuno, che gli fa? E adesso io vado in classe, faccio copiare tutte le verifiche, così sarò la salvatrice della scuola. E dopo mi devo solo ricordare di aprire a quella lì, gli apro la porta e così lei mi dice grazie Isotta, quanto sei carina, che mi hai aiutato, che genio, sono un genio! Ragazzi, ho fatto una cosa geniale, ho chiuso la cometa in bagno, dopo la libero. Però intanto noi, prima di consegnare, possiamo copiare e copieremo tutti da Mattia. Sì! Dai! Certo, adesso mi tocca andare a liberare quella professoressa Cometa. Adesso consegniamo tutti e ragazzi, adesso consegniamo che è suonata, sentite, andiamo. Finito il periodo bullo? Oh, ciao Isò, sì, vieni con noi a prendere il bambino? Sì! Ti va di sederti vicino a noi? Vogliamo fare una puntata del video giornalino con te. Ma certo, no? Ne parliamo! Andiamo, dai, avevamo in mente di fare una rubrica che parla di scimmie a scuola. Ah, io so perfetta! Andiamo! Precisamente, che vi devo spiegare? Che cantano il signor Merenda le banane? Poi che volete sapere, devi sapere se sono brava a scuola, io insomma così. Papà,
Io questa volta li uccido, io li uccido. Se scopro che sono stati loro, io li uccido questa volta. Giuro, giuro, li uccido tutti e poi me ne vado al mare. Ah, che ore sono? Da quant'è che sto qui? È una prigione. Voglio cambiare lavoro, voglio andare al mare. Non li sopporto più, non li sopporto più. Sono dei mostri, non sono dei bambini. Devo andare da un psicologo. Ah, aiuto. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Aiuto! C'è qualcuno? Aiuto, aiutatemi! Aiuto, aiutatemi! Dove eravate? Che ore sono? Che tempo? Dove eravate? Dove sono i bambini? Mi sono dimenticata di aprire il bagno. Mi sa che non hai dormito bene, vero professore? No. Non so stare io a chiudere la chiave la porta e poi scappare via per far copiare la verifica a tutti. Non so stare io. Mi sa che mi ha scoperto. Io non ne posso più. Insomma, avete capito perché sono stata sospesa alla fine. Mannaggia, Nicola si è arrabbiato tantissimo. È diventata una furia, sputava il fuoco. Allora, mi raccomando, signette e signetti, mettete un like e iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Buonanotte. Quanto è carina. Ciao. Ecco il pulmino di Isotta che torna a scuola. Ecco mio Nico. Allora, ecco, com'è andata a scuola? Bene, benissimo. Che avete fatto? Niente, Nico. Ciao, Frank. Ma che ce la manda a fare a scuola? Non vanno mai niente? Boh. Se non è il caso di andare a vedere cosa fanno a scuola. Ma... challenge è praticamente impossibile mettere mi piace a questo video con il mignolo della mano sinistra in 5 secondi. Pronti? Via! 1, 5, 7, 9, 5. Ci siete riusciti? No? Allora fatelo adesso. Intanto vedrete una bellissima avventura alla scuola di sotto. Ah, siamo pronti per andare a scuola. Nico, che devi documentare queste tragedie? Isotta, la scuola è bella? Vi piace la scuola? Scrivetelo nei commenti. Scrivetelo. Ecco, anche se non vi piace come a me. Isotta, avete capito? La scuola non piace. Nico! Allora. Allora che? Visto che tanto tocca andarci per forza. Sì. Facciamo una cosa. Venite qui, signetti, venite qui. Adesso vi porto a conoscere la mia classe. Bella idea. La classe di Isotta. Questa è la mia scuola, signori e signori, signette e signette, mi raccomando, se volete vedere le nostre avventure, iscrivetevi a questo canale e lasciate un mi piace. E ora vi presento alcuni dei miei amici. Ciao, io mi chiamo Angela e mi piace tanto la scuola quando è chiusa. È una prigionia, è un'ingiustizia, voglio tornare a casa. Ciao, io sono Mattia e sono il genio di questa classe di rimbambiti che non sanno fare, non sanno scrivere neanche una lettera. Ciao, io sono Martina e qua dentro comando io. Sono Michele e sono il fidanzato di Martina. Ma non è vero! Io sono Nea e mi ha rotto questa scuola. Ciao, io sono Giacomo, io mi sono rotto di stare qui, vorrei andare a giocare a calcio. Io mi chiamo Marta e forse sono l'unica
l'unica normale di questa classe. Ehi, ma dov'è Maria Sole? Ma che ne so, quella sta sempre al bagno. Ciao, mi chiamo Maria Sole. E così sono io, e questo è il mio branco, in questa prigione, che noia! E poi ci sono gli insegnanti, lei e la professoressa Cometa. Ecco, un altro giorno in questa classe da incubo. E c'è anche Davidello il bidello, l'unico simpatico della scuola. Oh, ma che è sto macello? Chi ha buttato la buccia di banana nel contenitore della carta? Ecco perché devo essere stata io, mo. Perché sei l'unica che mangia le banane a merenda. E anche a pranzo. E a colazione. No, vi correggo, anche a cena. E comunque mangio anche noccioline e Nutella. Isotta! Oh, mi piacciono, che devo fare? Questa scuola è una gabbia di matti. E ora andiamo a vedere quello che succede un normale giorno di scuola. Nico, sei sicuro che oggi c'è scuola? Certo che sono sicuro, perché... Che santo è, perché oggi non ci dovrebbe essere scuola. No, è chiuso, andiamo. Non è chiuso per niente, è aperto, non lo vedi, perché tu devi andare. Oh, mannaggia, oh, signette e signetti, se anche per voi andare a scuola tutti i giorni è un sacrificio, scrivetelo nei commenti. Vi piace andare a scuola? A me no. Ma tu adesso invece ci vai? Scusate, andiamo, andiamo. Oggi interrogo. Isotta. Eccala. Maestra, ma perché sempre io? Perché non studi mai. No, 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 non è vero, sono preparatissima. Allora, vediamo. Parlami di Cristoforo Colombo. No, perché Nicola mi ha detto che non si parla degli altri quando non ci sono. Allora interrogo Lidia. Chi era Cristoforo Colombo? Intendente Colombo, lo vedeva sempre nonno. Ma no, Cristoforo che ha scoperto l'America! Isotta è nata in America. E non sai chi l'ha scoperta? E che ne so, io ce l'ho trovata! Ma non è che qualcuno ha scritto sui libri Isotta ha trovato l'America, Che sono ste storie? Io lo so! Cristoforo Colombo nel 1492, ai servizi della Spagna, durante una spedizione, era convinto di aver trovato la via per raggiungere le Indie. Per questo motivo gli abitanti dell'America venivano chiamati indiani. Oh, bravo! Ma è possibile che solo uno in questa classe di somari! E manco i compiti di punizione vi posso dare, che tanto non li fate. Ti diamo i compiti, per favore, la prego. Ma c'è qualcosa che vi piace fare a scuola? Ricreazione! Sì! È meglio! Balliamo! Tutti insieme!
di questa classe di matti! Tu chi sei, sono DJ! Sono orgoglioso di sta classe, quanto mi piace sta classe! Sono un DJ! Tu chi sei? Può venire un attimo nel mio ufficio, le vorrei parlare. Digli che c'è, digli. E certo, professoressa, arrivo subito. Sì, è certo che è vero. Nico, non ci voglio andare, Nico. Oh, Nico, tutti i giorni sta a scuola, non ci voglio andare, non ci... Non è possibile che tutte le volte sei tu che fai tutte queste storie. E allora, quante ne ha ragione, non mi si corta, no? Andiamo a scuola? Oh, è una grigione questa, aiuto! Ma che... No, devi andare a scuola, andiamo. Andiamo. Sicuro, eh? Sicuro. Oh, Gossip, lo sapevi che a Martina gli piace Mattia? Ma non è vero, lei è una bulletta e Mattia un secchione. Non vi azzardate a parlare di me, che se no mi arrabbio. Sì, a chi lo dice? A Mattia? Secondo voi a me piace un secchione? Ma che noia, tu hai studiato? Ma chi c'ha voglia? Ieri c'era la partita. Che mi metta a studiare? Ma oggi c'era l'interrogazione? E dai, Nico, no, oggi no, dai, interrogo dentro la scuola, mi dico. Salve. La professoressa mia. Ah, signor Nicola, buongiorno. Può venire un attimo nel mio ufficio, le vorrei parlare. Digli che c'hai da qua, digli di no. Come no? E certo, professoressa, arrivo subito. Ma tu guarda questo, vai in classe. Vai in classe. Chissà cosa avrà da dirmi adesso la professoressa Cometa. Vado nel suo ufficio e andiamo a vedere. Scimmietti, sono un po' preoccupato perché ultimamente Isotta non so se si sta comportando molto bene. Andiamo a vedere. Io sto bene di casa, non vedo a scuola, sta bene di casa. Piangerai un anno intero. Allora ragazzi, oggi la professoressa è bloccata con un genitore, quindi... Fuori libri e fuori quaderni e studiare. No! Sì, assolutamente. Pagina? Quella che volete. Posso? Certo. Grazie. Ecco. L'ho convocata in merito al comportamento di Isotta. Isotta è un disastro. Non studia mai, fa macello, disturba i compagni di classe. Io non so che cosa devo fare, me lo dica lei. Oh, Maria Sole, lo sai? Io dentro lo zaino oggi ho portato un animale di Nicola, guarda! Sì, è certo che è vero, è un procione! La scuola non mi piace! È vero! È totalmente brutto, mi piace! Ho portato un animale di Nicola. Ma come? Adesso lo vado a vedere. Va bene, vai. Ma non c'è niente qui. Com'è possibile?
Chissà, ma non c'è niente qua dentro. Ma che stai a dire? Senti, ce l'ho. Oh oh, è scappato il procione! Ragazze, dobbiamo trovarlo! Missione della classe, ok? Ok. Davidello! Posso andare al bagno? Sì, certo. Vengo, io vado a cercare. No, io non lo so, però lei è così, cioè è contenta di venire a scuola. I genitori hanno una responsabilità come le insegnanti, responsabilità educativa importante. Pertanto Isotta deve essere educata, signor Nicola. Ma che ho trovato? Non c'è, chissà dove è finito. Aiutatemi a trovarlo. Che dovremmo fare noi? Che ne so io, come si fa? Oh ragazzi, più piano! Mi raccomando, iscrivetevi al canale per farci risolvere questo mistero. Oh no, che disastro. Lo vado a cercare anch'io. Vidello, vado in bagno. Bene. Se la trova la professoressa Cometa. Che macello. Non si trova. E mo come facciamo? Se la trova la professoressa Cometa, siamo fritti. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. Quello che temevo. Isotta purtroppo è così, io che devo fare? Adesso ci parlo e troverò il modo di risolvere. Che succede? Che è sto schifo! No, non è niente! Sono qui! Non è niente! Uno screanzato, lo levi, che schifo, ah, lo levi, ma che schifo, che disastro, vado via. Ragazzi, la professoressa oggi ha detto verifica per punizione. Sì! Io sono sempre colpa tua, Cassini. Ecco, tutti con me se la prendono, sempre colpa mia. Povera Isotta. Allora, signette, mi raccomando, intanto mettete un mi piace e iscrivetevi a questo canale, Mi raccomando, se vi piace la scuola di Isotta e vedremo altre avventure, ok? Ciao a tutti! Adesso vado a fare la verifica. Che noia! Questo challenge è praticamente impossibile mettere mi piace a questo video con il mignolo della mano sinistra in 5 secondi. Pronti? Via! 1, 5, 7, 9, 5. Ci siete riusciti? No? Allora fatelo adesso. Intanto vedrete una bellissima avventura alla scuola di Isotta. Aspettami, arrivo! Ma chi sono quelli? Sono i più grandi, ma non ci fa caso, sono bulli! Bulli? Ma... Oh, lo sapevi che oggi c'è una bambina nuova a scuola? Poveretta, non sa cosa l'aspetta! Eh già, una tragedia! Mattia! Ma che stai a parlare da solo? Dai! Che dai, questo parla da solo. Oh, ma come mai parlavi con quelli? Sono i miei amici, una banda di bulli, ma voi non potete entrarci nella banda. E che fa una banda di bulli?
comanda. E che comanda? Fermo, fermo! Ehi, 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 un attimo! Ma ti sei iscritto a sto canale e hai attivato la campanellina? Fallo subito, così almeno riceverai le notifiche quando pubblicheremo un nuovo video! Dai, mi raccomando, e metti like! E se vuoi commenta. E che comanda? E che ne so, io sto ancora imparando! Cioè, è una materia da imparare? Tocca studiare anche lì? No, non mi interessa! De qua, vai, che te ne presento! Mi presento i bulli, saranno importanti, che ne so, andiamo a conoscere i bulli. Ole, lo dicete voi cosa fanno i bulli? Non studiano mai. E rubano le merende che vogliono. E fanno come gli pare. Non stanno mai in classe. E picchiano i secchioni. E non fanno mai le faccende a classe. E non danno mai retta ai grandi. Perché i grandi siamo noi. Comandano pure? Certo che comandiamo. Allora andiamo a comandare, 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 col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Adesso mi tocca entrare a scuola, mannaggia, ci vediamo dopo. Se vuoi diventare una di noi ci vediamo al bagno appena suona la campanella. Sì, ok, ci vediamo al bagno appena suona la campanella. Buongiorno ragazzi, oggi conosceremo una nuova alunna, si chiama Emma. Prego Emma, puoi entrare. Buongiorno, piacere, mi chiamo Emma. Bene, puoi sederti vicino a Isotta. Isotta è quella più... Pelosa, lo puoi dire, pelosa. Sono pelosa, quindi ho fatto una scimmia. Lo zaino, no? Metti a posto, guardi. Qui siamo a scuola di Vincea. Ma che ti chiami? Emma. Io mi chiamo Isotta. Piacere. Piacere mio. Ti piace la scuola? Più o meno. Meno. Però ti tocca andare per forza, ti tocca fare. È suonata la campanella, scusa, sa? Adesso io tu mi sei simpatica, no? Ma io devo andare via, ho l'ora di bulleria, bullismeria, bullezza, non ci ho capito niente, c'ho da fare, capito? Ma come, non stai in classe con noi? Sì, ma faccio anche la scuola per diventare le bulle, quello là, quindi devo andare al bagno. Lo so, sembra strano, ma le altre aule non ce le danno, non capisco perché. Com'è da? Sì? Devo andare al bagno, posso? Sì? Vai, Isotta, vai. Vado, io vado, ciao. Ciao. Però professoressa, vado in bagno. Va bene. Lezione numero 1. Come si ignora un genitore? Ah, quella sono bravissima. Praticamente, quando Nicola mi dice le cose, io mi devo andare dall'altra parte. Funziona così? Sì, esatto, però comunque non devi soltanto girarti, a volte c'è bisogno anche di scappare. Scappare, di corsa? Sì, di corsa. Okay, esatto. Ok, sarò bravissima. Bene. Lezione numero 2, come si dà un pugno a un secchione. E ora come ti devi comportare quando ti scoprono? Tu devi fare sempre la vittima, fai finta che non è successo niente, fai finta che tu non c'entri niente e dai la colpa agli altri. Cioè tipo qualcuno quando picchi un secchione e dici chi è stato, io no. Esatto, proprio così. Cerca di dare anche la colpa agli altri, così sei più bulla. Ok, mi piace. E ora vi spiego come marinare la scuola. Wow, quante cose si imparano a scuola. Oh, sono diventata bulla? Dove si fa la tessera? Sgancio 50 euro. Sì, tu ti piglio 50 euro. Mi tocca vincere la scommessa con Nicola. Ok, domani te li porto. Marti, ora siamo delle vere bulle. E andiamo in classe a comandare. Andiamo a comandare, andiamo. Tenere tutto quello che vuoi. Guarda e impara. Mattia, dammi 5 euro. A che ti servono? Non sono affari tuoi. Allora scordati.
Ecco, ancora non sono bravissima, ma spesso funziona. Proviamo con quella nuova. Ok, andiamo. Ehi, datti subito 5 euro. Oh. Visto? Ha funzionato! Ha funzionato! Oh. Siamo buoni! Andiamo, andiamo, andiamo! Hai visto? Isotta, cosa le hai detto? Sei stata super convincente. Le ho detto che dopo glieli do. Ma no! Come no, curetta, adesso è suoi! Vabbè, io non ci ho capito niente di questa storia. Secondo me quella scimmia non diventerà mai una bulla. Anche secondo me è così buffa. E carina. Carina, come hai detto? Sì, carina, lo so che non è una parola da bulla, però sinceramente io mi sono anche stancata di fare la bulla. A te piace poi essere un bullo? Ma che, mi sono stufato, mi guardano tutti male. Infatti, anche a me. Andiamo in classe, va. Ma sì, va. E se al posto dei bulli facessi uno sport? Sì, a me piacerebbe danza. A me basket. Però, carina quella scimmia. Grazie Isotta. Ma dove sei stata tutta la mattina? La professoressa ti ha messo una nota. No, un'altra nota, no. Che disastro, che disastro. Ora si arrabbia tantissimo. Vieni a giocare a casa mia oggi pomeriggio? Mi piacerebbe tanto. Ma secondo me Nicola, dopo l'ultima nota che ho preso, non mi fa uscire di sicuro. Essere bulli, cari amici, è una gran fregatura. Bimbi, bimbe, scignette, scignetti! In questo video abbiamo voluto affrontare il bullismo in maniera un po' leggera, no? Facendo un video anche divertente, se vogliamo, per arrivare alla conclusione che è una cosa estremamente stupida. Stupida, sì. È la cosa proprio, una delle cose più sciocche che esiste. Se vedete qualcuno che si comporta in maniera prepotente, da bullo, esatto, che vi costringe a fare, che costringe a fare cose che non volete fare, o a voi o anche a qualcun altro che conoscete, mi raccomando, se siete testimoni appunto di qualcosa che non vi piace, mi raccomando, dovete dirlo ai grandi, a mamma, papà, anche agli insegnanti, sì, perché sapranno come affrontare la situazione nel modo migliore possibile. Ecco, mi raccomando, e ricorda, bullo è stupido. Sono Carlo Alberto, sono venuto per fare il provino. Guarda, non sfidare Isotta, non sfidare Isotta. Adesso c'è una curva a destra. Curva a destra, tira a sinistra. No, che tira a sinistra, a destra. Ah. Isotta, Isotta! No! Suoniamo il campanello. Hanno suonato il campanello e chi c'era mai? Andiamo a vedere. Nicola sta fuori, vado io. Chi è? Sono Carlo Alberto, sono venuto per fare il provino. No, questo no, questo no, questa è una disgrazia stessere. Devo parlare con Nicola assolutamente. Te lo devi scordare, no, va a casa. Ho visto che c'è il furgone. Tanto qui la protagonista già c'è, non hai capito? Va via. Mi devi far entrare. Aspetterò qui finché Nicola non uscirà di casa. Ah sì? L'hai voluta tu? Guarda, non sfidare Isotta, non sfidare Isotta, è scritto nella Costituzione. Guarda quella scimmia insolente, è sempre contro di me, non ho capito che cosa le ho fatto di male. Voglio solo essere protagonista dei prossimi video. Sono un attore, dopo tutto. Mo ci penso io. Scimmiette e scimmietti, qui si fa la guerra, davvero. Questo non ha capito ancora che non c'è, qui non c'è storia, comunque qui non si deve venire a suonare il campanello. Allora adesso idea. Nico! Quello sta fuori, fammi andare, va. Idea. Allora, vediamo chi riesce a pigiare mi piace a questo video entro 5 secondi con il mignolo della mano destra. Vai! 1, 5, 4, 5, 7, 5. Ci siete riusciti? Scrivetelo nei commenti. Oh Nico, andiamo a fare un giro? Con la macchina, col furgoncino. Iso, sono un po' impegnato, c'ho da fare qui, dai. E dai, voglio imparare a guidare. Iso, ma sei piccola per guidare.
Lo so, ma Nico, se non imparo mai, io dopo quando sono grande è pericoloso, no? Che guido subito così. E dai, per favore. Scimmietti, scimmietti. Adesso io devo lasciare via di fare sta cosa perché vuole andare a fare un giro in macchina. Ma che giro vuoi fare? Faccio la brava, promesso. Tutt'oggi. Adesso allora andiamo a fare un giro in macchina che Isotta vuole imparare a guidare. Non ho capito perché proprio adesso. Vabbè. Sì, ci sono riuscita. Adesso vado a fare un giro con la macchina. E quello lì non c'ha cavoli suoi, muoio. Eccoci qua, pronti. Allora, vai. Adesso però mi devi spiegare che c'entrava adesso mettersi a fare lezioni di scuola guida, non ho capito. Oh Nico, sono così curioso, voglio ancora guidare, no Nico? Così magari quando sono grande prendo la patente e ti aiuto, guido io al costo tuo. E magari, sì, non eviti una fatica di niente, guidare. Allora, andiamo. Andiamo. Vai. Allora, intanto ti faccio vedere come faccio io, eh. Allora, con questo cambio. Che caghi? Canale? No, cambio la marcia. Ah, ecco, chi è marcia? No, la marcia. Andiamo. Andiamo. Adesso guido io. No, fermate. Nico, adesso ferma! Adesso, dai, sta ferma! Allora, bisogna stare attenti alle persone, che a palle. Niente. Allora, dicevo, adesso guarda, usciamo da qua e andiamo sulla stradina. Sì, la stradina quella privata, ecco. Quindi, per fare questo video siamo soltanto su stradine private, ragazzi. Ecco, quindi non scrivete qua sotto che è pericoloso. Fa guidare a scimmia, perché sono tutte cavolate, capito? Perché stanno sulle strade private. Ecco, esatto. Allora, ma Nico, quando guido io? Tra poco. Ecco, Nico, adesso gira a sinistra. Sì, ma scusa, perché devo girare a sinistra? Guarda laggiù! Che? Dai, niente. Così non vedi che. Perché devo guardare? Vabbè, allora, guidiamo, facciamo vedere. Intanto l'importante è che adesso impari a tenere il volante e... Ok, lo so Nico, l'ho capito, mica so tonta. Ecco, allora qua rigiriamoci. Ecco, adesso tocca a me? Sì. Adesso tocca a me? Sì, tra poco. Così Nico? Sì, così. Così, guarda quanta cacca di cavallo. Ma ferma, dove vai? La volevo che sta con le ruote della macchina tua. Sta fermo, se tieni il volante, tieni bene. Adesso c'è una curva a destra. Curva a destra, gira a sinistra. No, che gira a destra. Ecco, l'addestramo. Che addestramo. Adesso curva a sinistra. Esatto, e giri a sinistra, vai. È carino sto coso, che è? Guarda quanto è carino sto coso. Vedi. Le cose che succede? Oddio mio, che era? Era Caxon, che era? E mi ha messo paura. Io ti ho messo paura, hai bisogno di te. Vai, tieni sto volante, guida. Ecco, qui per esempio devi cercare di stare sulla strada, ecco. Quindi qui non... Ma ferma, c'è il fosso! E sul fosso non c'è seconda? No! È vietato? Non è che è solo vietato, è che scocci la macchina, rompi la macchina, no? Ecco qui, no, fermi, so! Mannaggia la miseria! Oh, basta, guido io, eh! No, qui, passiamo davanti a casa, Nico, davanti a casa guido io. Va bene, tanto è tutta dritta, vai! Fa attenzione, Nico, guarda laggiù. Che cosa? Fa attenzione a tutto, fa attenzione, mi raccomando, Eccolo. Isotta! No! L'hai preso sotto! Che disgrazia, Nico! Ma mannaggia! Porca miseria! No, non scende, Nico! Ma che non scende? No, che non scende! No, mannaggia! Carlo Alberto! Non esagerare, Nico! Che si chiama accanimento terapeutico, se no! Oh, guarda, l'ho centrato in pieno, Che genio! Che genio! Eccolo! Oh, che dolore! Oh, come stai? Stai bene? Bene, un'altra cosa! Lo so, però come ti senti? Oh, dolore al piede, alle gambe, alle mani, alle braccia, alla testa, di tanto modo! Sta zitta te! Oh, quella scimmia! Mi ha voluto prendere sotto! Carlo Alberto, ascolta, è stato un incidente, noi stavamo provando a guidare e a un certo punto, non lo so perché, lo so io che mi ha voluto prendere sotto! Mi ha dato retta, Nico! Stai zitta tu! No, sicuramente è stato un incidente, Carlo Alberto, colpa mia, che non la dovevo far guidare! Ah, quella è una scimmia criminale! Mi voleva uccidere! Ma si uccide, mo, che paroloni, dai, su! È stato un incidente, caro Alberto. Scusa tanto, adesso
Ti porto al pronto soccorso, andiamo a fare un po' di accertamenti e andiamo a vedere che non ti sei fatto niente. E poi domani con l'assicurazione. Anzi, a carabinieri, a denunciare con la scimmia. Vabbè, denunciare, adesso mi sembra una parolona, dai, denunciare. Eh sì, voglio denunciare con la scimmia. Amico, che è questa storia? No, niente, niente, niente. No, Carlo Alberto, ascolta, no, non c'è da denunciare nessuno. Adesso andiamo però al pronto soccorso, ci facciamo vedere e vediamo. Vediamo bene che tu stia bene, ok? Ah, che dolore! Oh, Nico, se vuoi guido io che non andrò al pronto soccorso. No, da te basta, non mi fido più. Mi so, porca miseria, hai fatto già abbastanza danni. Oh, che danno sarà mai! Poi sei sicuro, Nico, che tocca andare al pronto soccorso? E perché? Dove vorresti andare? All'isola ecologica. Basta, Iso, non sei spiritosa. Qui hai fatto una cosa grave, è successo un incidente, la colpa è la mia, lo so, perché ho fatto guidare una scimmia e purtroppo anche sulle strade private non pensavo che ci fosse questo che... Mannaggia, ma proprio questo, proprio oggi doveva venire qua, ma poi non poteva citofonare prima. È quello che dico anch'io. Ma io veramente ho citofonato. Oh, te stai zitto! Com'è sta storia? Allora, la storia è molto semplice. Io sono venuto e ho citofonato e quella scimmia lì ha detto che non mi voleva aprire. Non è che non ti volevo aprire, è che volevo controllare lo stesso Nicola. Eh sì, ma non ho capito perché non mi hai detto che c'era Carlo Alberto. Perché non l'hai detto? Perché non l'hai detto? Sta zitto te! Che con un'altra cacocciata? Basta, per favore, Per favore che Nicola, è possibile che io adesso deve essere la croce della vita mia? Non è la croce della vita di nessuno, è fatta la fine, so. Hai fatto una cosa molto... Dimmi la verità, l'hai preso sotto di proposito? Amico, sì, però non è tutto sto danno. Ma come non è tutto sto danno? Carlo Alberto, intanto mettiti là, mettiti comodo, che andiamo a pronto soccorso. Isotta, per te una settimana in punizione senza banane. No, Nico, che ingiustissima. Non è ingiustissima, quello che hai fatto è veramente grave. Adesso accompagniamo Carlo Alberto al pronto soccorso. Mannaggia miseria. Oh, mi metto qui. Sì, mettete la cintura pure. Ah, scusate, scimmietti. Intanto iscrivetevi al canale se vi piace questo video. Purtroppo devo portare Carlo Alberto al pronto soccorso perché Isotta l'ha preso sotto. Io guarda, mai avrei pensato che una scimmietta così carina potesse fare una cosa così. Così tremenda. È proprio terribile. Secondo voi com'è Isotta? È vero che è terribile? Scrivetelo nei commenti. Amici miei, ma secondo voi non è un'ingiustizia che io devo stare una settimana senza le banane? Che mi fa mangiare quello, mi fa mangiare la verdura, le altre cose, che per carità si mangia tutto, però io le banane. Scrivete nei commenti se anche secondo voi è un'ingiustizia che Isotta debba stare senza banane per una settimana. Quanti giorni sono una settimana? Mica lo so io. Scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, mi raccomando. Tu sta zitto, cane. Ciao. Che tristezza. Povera Isotta.